Eccole qua, le nuovissime OnePlus Buds, attualmente quasi introvabili, ma finalmente dopo mille peripezie sono riuscito a portarvi questo video. Detto ciò, non perdiamo altro tempo e vi racconto tutto quello che c'è da sapere su queste nuovissime cuffie targate OnePlus. Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti finalmente in questo nuovo video. Sono sempre io, Luca Crocco, e oggi, come detto in fase di intro, vi parlo di queste nuovissime OnePlus Buds. Partiamo come sempre dal design, che anche per questi oggettini è veramente, secondo me, fondamentale. Oggi in recensione vedete la colorazione bianca. Come sicuramente ben saprete, sono disponibili anche una versione grigia, nera, e anche una versione blu e gialla, che va a riprendere la colorazione marble del OnePlus Nord. Allora, devo subito fare un plauso a OnePlus perché il cofanetto, ok, è molto simile a quello delle AirPods. È possibile aprirlo con una mano proprio come quello delle AirPods, ma c'è una cerniera metallica sul retro, c'è la calamita davanti, quindi il coperchietto è veramente molto duro da aprire, molto duro nel senso abbastanza duro, non è che lo aprirete mai per sbaglio, e una volta aperto le cuffie non cadranno mai dalla confezione, e anche il coperchietto è veramente molto molto saldo, quindi qualità costruttiva secondo me eccellente. Mi è piaciuto un sacco il fatto che il case sia di un colore opaco, questo perché, uno, per differenziarsi magari un pochettino anche dalle AirPods che sono tutte lucide, due, per dare insomma all'utente finale un prodotto che al tatto sembrasse più premium. Mi spiego meglio. La plastica opaca restituisce un senso un pochettino di qualità maggiore rispetto alla plastica totalmente lucida, anche se poi l'interno del case e le cuffie poi ovviamente sono in plastica lucida. Io in circa 12 giorni utilizzo più o meno non ho ancora riscontrato nessun graffio nella scocca sulla plastica, e vi assicuro che le ho trattate veramente male, buttate un pochettino di qua e di là, messe nei jeans. Io in 12 giorni le ho utilizzate praticamente come se non avessi avuto altre cuffie a casa, quindi lo utilizzate veramente per qualunque cosa. Qua sotto troviamo poi l'ingresso USB di tipo C per la ricarica, e davanti c'è un piccolo LED di stato che si illumina e ci mostra praticamente lo stato della carica, se sono in pairing con uno smartphone oppure no. Devo fare però un piccolo appunto negativo, oddio magari no, cioè ci mancherebbe. La cuffia, secondo me, la cuffia in sé per sé ha la parte che va nel padiglione auricolare un po' troppo cicciotta. Posso passare questo problemino a OnePlus soltanto perché questo è il primo paio di cuffie true wireless che fanno, però quando infiliamo le cuffie nell'orecchio, o perlomeno questa è una sensazione che ho avuto io, sembra quasi che dopo un pochettino che le teniamo all'interno del padiglione auricolare vadano a uscire fuori. In realtà no, perché le cuffie sono veramente super super salde, però insomma ho avuto questa sensazione. Sulle cuffie poi è presente una parte piatta sensibile al tocco. Ecco, devo fare subito un appunto negativo a OnePlus, perché purtroppo potrete personalizzare le gesture sulle cuffie soltanto se avete uno smartphone OnePlus. Ad esempio, io ho impostato che con un doppio tocco sulla cuffia destra vado avanti di una traccia, con un doppio tocco sulla cuffia sinistra vado indietro di una traccia, quando tolgo le cuffie dall'orecchio la cuffia va in pausa. Ecco, tutte queste cose sono personalizzabili soltanto se avete uno smartphone OnePlus. E un'altra cosa secondo me molto grave sta nel fatto dell'aggiornamento firmware delle cuffie in sé per sé. Anche questo può essere aggiornato soltanto se le cuffie vengono abbinate ad uno smartphone OnePlus. Ovviamente poi per tutto il resto sono compatibili con qualunque altro smartphone Android, però secondo me OnePlus non è proprio ad altezza di poter fare delle scelte del genere, insomma non abbiamo un ecosistema in stile Apple, quindi secondo me sarebbe stato meglio lasciare queste cuffie aperte a tutti, ecco. Ma alla fine stiamo parlando di cuffiette, quindi come suonano? L'audio è buono, in chiamata ci sentono bene? Allora, partiamo dal punto di vista delle chiamate, perché è quello un pochettino più rognoso. Non ho inserito in questo video alcun test di registrazione della chiamata audio perché non facevano fede alla qualità effettiva delle cuffie.
Ovviamente ci tengo a fare un altro appunto negativo a OnePlus, perché, cioè, sia chiaro, queste cuffie mi sono piaciute ma non sono perfette. OnePlus ha detto che attraverso i microfoni presenti sulle cuffie il nostro interlocutore ci avrebbe sentito sempre senza troppi rumori di sottofondo. Ecco, questo nel mio caso non è avvenuto. Io ho provato sia queste cuffie in ricezione chiamata che in avvio chiamata e posso affermare che la cancellazione del rumore non c'è, sono delle cuffie standard. Però per quanto riguarda invece la qualità sonora, io veramente sono rimasto sbalordito. A parte che sono, vabbè, ve l'ho detto, comodissime, quindi le utilizzate veramente per 4-5 ore. Addirittura ci ho editato anche dei video, anche questo video l'ho editato con le OnePlus Buds, ma voi non fatelo perché potreste incappare in qualche problemino di latenza, ma queste cuffie non hanno problemi del genere. È sempre un pochettino difficile dimostrare a chi guarda il video la qualità effettiva di un paio di cuffie, ma nella clip che adesso vedrete ho trovato un piccolo escamotage per farvi capire un pochettino la qualità sonora di queste cuffie. È stato veramente difficile, anche perché l'idea iniziale era quella di avvicinare il microfono alle cuffie e mettere in riproduzione una qualunque traccia audio. Il problema è che queste cuffie non vanno in riproduzione se non stanno nelle orecchie, quindi... Vi ho parlato prima di latenza, come vi ho detto ci ho editato anche dei video, vi ripeto, voi non lo fate mai, però sono rimasto molto soddisfatto. Ovviamente non parliamo di un paio di cuffie economiche, quindi non restituiscono mai quel fastidiosissimo effetto di ritardo, specialmente magari quando guardate un video con delle cuffiette Bluetooth di fascia un pochettino più bassa. Avrete sicuramente notato che molto spesso l'immagine non è sincronizzata con l'audio che ricevete direttamente in cuffia. Ecco, con queste OnePlus Buds questo non succede e ve lo dimostro con un altro test. Ok, ultimo appunto sulla batteria. OnePlus dichiara 7 ore di utilizzo con una sola ricarica dal case. Io ne ho fatte circa 5 e mezzo, più o meno, quando più, quando meno. Quindi posso ritenermi veramente soddisfatto e in linea con quanto detto da OnePlus. Il case fornisce circa 4-5 ricariche complete delle cuffie. Io lo sto utilizzando da 10-12 giorni all'incirca, non ho ancora mai ricaricato il case e le cuffiette insomma stanno qua dentro cariche al 100% e attualmente il case è al 30%, 25% comunque se non erro. Quindi anche sotto il punto di vista dell'autonomia io posso ritenermi veramente veramente super soddisfatto. Detto ciò ragazzi, ve lo ripeto, non sono cuffie super economiche, 89 euro, che se vogliamo magari affiancarle a delle AirPods che ormai costano sulle 129 euro, le AirPods di seconda generazione, secondo me questo è un paio di cuffie di tutto rispetto. Ovviamente, ve l'ho detto, sono ottime ma non perfette. C'è quella problematica che non possono essere aggiornate se non attraverso uno smartphone OnePlus. I comandi rapidi con i gesti direttamente sulle cuffie non possono essere personalizzati se non con uno smartphone OnePlus. E i microfoni che dovrebbero andare a ridurre il quantitativo di rumore ambientale in fase di chiamata non sono poi così efficienti come ha detto OnePlus. Se tralasciamo quindi questi tre aspetti, che lo so possono essere aspetti abbastanza importanti, vi assicuro che acquistandole vi porterete a casa delle cuffie veramente top di gamma. 89 euro, disponibili bianche, nere oppure blu. Qua sotto in descrizione trovate il link per acquistarle. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare il mio lavoro, iscrivetevi e condividete il video. Qua sotto nei commenti però fatemi sapere se voi avete già acquistato queste OnePlus Buds e vi trovate d'accordo con quanto detto in questa recensione, o se invece stavate aspettando altre recensioni in italiano prima di acquistarle e se dopo questo video vi siete convinti oppure no. Grazie per essere arrivati fin qui, io sono Luca Crocco e per Tech è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao!